Amici delle missioni, diamo il benvenuto a Fra Giovanni, che sarà il nostro nuovo segretario delle missioni estere. Benvenuto. Pace bene? Bene, sono contento di essere qui con voi. Continuare questo servizio per la nostra provincia e per la Chiesa. Fra Giovanni, puoi raccontarci qualcosa brevemente di te? Sappiamo che sei stato un missionario anche tu, quindi è un po' un lavoro che continua. Sì. Beh, devo dire che sono contento di essere un frate cappuccino, questa è la prima cosa, e la vocazione è nata molto semplicemente da questa chiamata che il Signore mi ha donato. E ecco, dopo il percorso formativo che normalmente facciamo tutti noi frati, ho avuto l'incarico così di vivere la mia esperienza, la prima esperienza qui nella parrocchia di Sant'Inambro e Felice. È stata una bellissima esperienza in parrocchia di 5 anni e lì è nata la vocazione missionaria, come desiderio proprio di, ecco, di portare il Vangelo, portare Gesù Cristo nei luoghi dove non era conosciuto. Di conseguenza mi sono affidato ai nostri superiori, dando la mia disponibilità per qualsiasi tipo di missione. Quando me l'hanno chiesto, siccome ero già stato in Camerun, forse novizio, e anche lì avevo fatto un po' il falegname perché ho fatto anche quello nella vita. E pensavo di mandarsene in Camerun, invece poi, visto che c'era bisogno in Thailandia, sono partito a 41 anni, sono stato in Thailandia, con tutta la bellezza, ma anche la fatica della lingua, della cultura, eccetera, ma è stata una bellissima esperienza, è durata 12 anni. Ho fatto anche il delegato provinciale per un triennio e ho accompagnato i giovani nella formazione. Sono rientrato poi, dopo 12 anni, ho fatto 2 anni all'ospedale di Bergamo, col trasloco dal vecchio al nuovo, altra bellissima esperienza. E dopo questi 2 anni, ecco, mi è stato chiesto di dare la mia disponibilità per la formazione, quindi ho fatto il maestro dei postulanti del nord Italia, nel convento di Lendinara, per 9 anni. E adesso, terminata questa esperienza, il Signore ha voluto che venissi qui. Bene, allora buon nuovo inizio. Grazie, spero di potervi conoscere, innanzitutto con voi, che ho lavorato qui da tanti anni, e così, piano piano, settimana alla volta, conoscere questa grande realtà e continuare questa missione che il Signore ci ha donato, che è quella appunto innanzitutto di portare Lui, questo amore, questa sua presenza, ecco, da frati cappuccini, quindi anche tenendo presente un po' l'esperienza che stanno vivendo tante persone povere, lontane, un po' scappate, ovunque esse siano. Quindi sono contento di essere qui. Mi affido, ecco, mi affido anche a voi, quindi ecco, quanto essere qui a servizio appunto della Chiesa. Grazie. Va bene?